Slot Zone. Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti. What's on? Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Con la cultura si mangia e si beve, l'evento che porta al centro di Off Topic cucina e cultura per dare spazio a persone e iniziative che si sono distinte per innovazione, audacia, passione e ovviamente tanto gusto. Quattro incontri nel weekend di sabato e domenica 4 e 5 giugno nelle sale del Lab Culturale di via Pallavicino 35 a Torino per mettere al centro il binomio cucina e cultura. Fra gli ospiti Tracy, vincitrice di Masterchef 2022, che porta l'Italia dentro i suoi piatti cercando di dare un'anima locale a sapori che arrivano da molto lontano. Ultimo atto della 21esima edizione del premio Inedito, Colline di Torino. La premiazione si svolge al Teatro Gobetti e in diretta streaming sulla pagina Facebook Premio Inedito questa sera alle 21. Info su www.premioinedito.it. A Susa domenica 5 giugno in Piazza della Repubblica c'è Artigian Gusto by Different Events ad accogliere i visitatori con la migliore selezione di prodotti tipici, hobbisti, espositori di qualità, enogastronomia di eccellenza, artigianato e agricoltori. Tanti eventi nel Monregalese e in Valtanaro per il ritorno del treno storico, un weekend che partirà già da questa sera a Mondovì presso il giardino del Museo Civico della Stampa alle 21. In anteprima al grande viaggio del treno storico della domenica e in presentazione del progetto d'acqua e di ferro nato dal finanziamento della Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando In Luce. Domenica 5 giugno sarà dedicata interamente al famoso treno storico turistico della Valtanaro, la giornata sostenuta dalla Fondazione FS Italiane, custode e gestore del grande patrimonio storico delle ferrovie italiane, partirà la mattina alle ore 9.05 da Torino Porta Nuova per arrivare alle 12.30 ad Ormea, facendo tappa a Torino Lingotto, Mondovì, dove sosterrà per circa 30 minuti Ceva e Piavetta. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.